Per Italian Climate Network, l'associazione italiana dei giovani e degli esperti che seguono i negoziati e che portano la diplomazia del clima nelle scuole e nelle università italiane, è veramente un piacere continuare a collaborare con Isola Ursa, come abbiamo fatto anche a Clima House a Bolzano. Nell'intervento che ritrovate sul sito ovviamente del progetto Isola Ursa, abbiamo potuto parlare con studenti e studentesse di come effettivamente le persone contino nei negoziati. Allora, aggiungendo anche una quarta P a quello che era il motto del G20, no? Il pianeta, la prosperità, le persone e il processo. Come rete del clima noi proviamo a seguire questo processo che va avanti da molti anni a piccoli passi e a raccontare in italiano, tramite i nostri canali e tramite le opportunità come quelle che Isola Ursa ci dà, appunto, per raccontare al più vasto pubblico possibile cosa sta succedendo nelle stanze dove si cambia il futuro e si cambia il clima.